Ehi là ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 19 nella mappa Erlengrand. Allora ragazzi, come sempre mi trovo in live, lo ripeto per voi che guardate su YouTube. Potete venire a trovarmi in live su Twitch tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 16 in poi, link in descrizione. E in descrizione trovate anche un link che vi permette di comprare Farming Simulator scontato e anche tanti altri giochi per PC scontati. Quindi date un'occhiata alla descrizione. Allora, sto notando che qua c'è un problema e mo vediamo di sistemare. Poi ragazzi, ho già compattato tutto l'insilato, ci ho messo un po' di tempo ma almeno l'abbiamo fatto. Dobbiamo anche andare avanti con la vendita dell'insilato perché siamo mega indebitati e abbiamo tantissimo insilato. Quindi biogas, consegna. Ci vorrà un po' per caricare questo insilato. Abbiamo anche un mega debito e dobbiamo assolutamente ripagarlo. Mi pare che già va molto meglio qua. A posto. Magari gli do un'abbassatina qua. Ok. Fatto. Gli animali come sono messi? Mo ci diamo un'occhiata. E a proposito di animali, oggi mettiamo una mod che mi viene chiesta da un po'. È da un po' che mi chiedono: Nick, metti i conigli. E quindi oggi, dato che abbiamo anche pochi soldi, metteremo giusto due recinti di conigli. È una mod che potete trovare in descrizione, c'è il link con tutte le mod che uso in questa serie. E questa mod però io l'ho modificata perché praticamente pagava troppi soldi. Quindi voi che la scaricate originale ve paga un botto. Grazie Daniel, grazie, mi hai fatto ubriacare pure l'operaio qua, si è andato a schiantare. L'operaio si è piato, si è spaventato e si è andato a schiantare, mannaggia. Oh, ma che è? Vabbè. Quindi per voi che la scaricate sta mod, e beh, chiaramente trovate che vi paga molto di più. Io ho abbassato di 10 volte il pagamento, Qua paga 40 euro ogni ora, ma l'ho modificata sta mod perché di base mi pagava 400 ogni ora, che è troppo per una mod che costa giusto appena 1500 euro. Pagava troppo troppo troppo, io quindi l'ho modificata, è abbastanza facile, ho abbassato il pagamento. E poi vedo che sta arrivando l'erbaccia, quindi ci cominciamo a preparare che la togliamo subito l'erbaccia. Quindi mandiamo immediatamente qualcuno al terreno 24. Cominciamo subito a lavorare e togliamo l'erbaccia, se no qua non ce la famo. Pure l'autodrive canna le curve, mo va a capire. Ah, vai. Pigliamo un po' di debito e pigliamo due quindi recinti per conigli, dai. Anche perché, oh, non so dove mettere. Potrei metterlo, potrei anche metterlo qui, Beh, dato che occupano poco spazio, potrei anche mettere i recinti qua dietro, In fondo. Abbiamo sto spazietto. Ora ci mettiamo chiaramente la stradina. Potrei sempre mettere una stradina tipo questa. Vediamo. E lei? A posto. Quindi abbiamo due recinti per conigli. C'è la vera mod dei conigli che te li fa allevare. Non l'ho trovata. Io ho trovato questa, raga. Per ora questa.
al contrario, vabbè, uguale. Comunque, qui abbiamo un mucchio di insilato che presto sarà da vendere. Non vedo l'ora che siamo mega indebitati. 640.000 euro di debito è veramente tanto. Ci vuole un po' di razione mista, a quanto pare. Per il resto, pare che tutto sommato. Ah, i cavalli tra un po' sono da vendere, quindi. Allora, vediamo un po' se sono arrivati chi dico io, che li mettiamo subito a lavorare nei terreni. Eccoli. Ecco, stanno arrivando mo. Gioco veloce che mi serve l'erba da togliere. Non lo so quanto guadagneremo dall'insilato. Io penso almeno 600.000 euro. Cominciamo subito a togliere l'erbaccia, che intanto che facciamo tutte le altre cose. Allora, qui ci ho messo colza, colza e avena. La colza per fare poi. La colza per fare poi tipo il carburante. Comunque, no, cose utili. Ora, tra un attimo vi faccio vedere i recinti. Ah, i trattori hanno un bel po' di ore. Poi li vendiamo appena c'ho un po' di soldi. Per ora sto messo male. Rimettiamo l'operaio. Mettiamo l'operaio anche qua. Bene. A posto. Dunque, chi altro c'è che non c'è niente? Anche sto trattore può andare a togliere un po' d'erbaccia. L'attacco frontale al Griffin. Non so se il Griffin ha l'attacco frontale. Qui gli alberelli ancora niente. Ancora per gli alberelli niente. Dov'è che ho visto? Ah, ecco. A proposito, ma l'erbaccia come sta combinata? Ah, ok. Va bene, non c'è erba. No, fertilizzare dove? Ah, è vero. Vero, c'è anche da fertilizzare. Oh, mamma. Va bene. Allora, tanto qua c'è quest'altro che non fa niente. Va a fare qualcosa pure lui. Come stiamo combinati qua col cosino? Ovviamente, già che ci siamo, andiamo avanti anche col burro. Ok, dunque. Ah, giusto, devo andare a guardare i conigli, vero? E dobbiamo dar da mangiare alle mucche. Ecco qua i coniglietti. Aspettate un attimo. Ovviamente è finto, tutto ciò. Però va bene, dai. È comunque bello da vedere. 40 euro ogni ora. Ci sta, dai. Comunque è carino. Ok, ho capito. Abbassa. E vai operaio. A posto, fertilizzare, fertilizzare. Usiamo sti droni che non ci hanno niente da fare. Ah, il gioco è in italiano, eh. Vai, gli alberelli per ora niente. Dovrei avere un po' di fertilizzante liquido ancora. Poco, ma c'è. Mi sa che mo andiamo a comprare un po' di fertilizzante. È veramente pochino, mannaggia, sto fertilizzante. Mo lo andiamo a comprare. Ah, giusto, dobbiamo andare a mangiare questi animali qua. No, no, ma non, non mi serve pigliare un altro camion per vendere l'insilato, perché non posso vendere l'insilato velocemente. Razione mista non ne abbiamo. Però abbiamo insilato, fieno poco però qui. E paglia zero, mannaggia, miseria, non abbiamo niente là dentro. Aspetta, no, il fieno in realtà ce l'ho. Abbassa. A posto, mettiamolo qua. Mi serve il camion, questo qua.
Andiamo a prendere. Andiamo a prendere il coso lì. Andiamo a prendere il fieno. Lo portiamo un po' in farm. La paglia è quella che. La paglia. Come famo? Una mezza idea ce l'ho, dai, per la paglia, vabbè. Una mezza idea ce l'ho per la paglia. Allora, dunque, raga, facciamo a cambio. Perché mi serve questo trattore che può prendere le balle. Famo a cambio, che questo c'ha la forca. Quindi questo lo mandiamo di nuovo in farm, che mi serve là. Quello alla forca. Retromarcia. E ci mettiamo un attimino a questo qua a lavorare. Abbiamo già tolto quasi dappertutto l'erba. Dai, siamo velocissimi noi. Allora, in teoria possiamo anche iniziare a fertilizzare. Dobbiamo andare a comprare un pochino di fertilizzante liquido per i droni. Ma non è... Ah no, non si deve fertilizzare mo, raga. No, non è il momento. Deve prima crescere un pochino il raccolto. È cresciuta solo l'erba. Non è ancora momento. No, non è momento ancora di fertilizzare. Niente da fare per ora. Ti hanno messo l'allarme qua. Allora, fieno. Ne abbiamo bisogno di un bel po'. Ok, un bel carico di fieno per fare cibo per le nostre vacche. Devo andare a prendere una cosa. Devo andare a prendere a questo qua. Prendiamo a questo, togliamo questo che non mi serve. Allora, cominciamo dall'insilato. Me ne servono, mi pare, 4.000. Poi, paglia non ne abbiamo. Fieno mi pare che ce ne vuole 8.000, sì. Quindi pigliamo tutto il fieno. E pigliamo una balla di paglia. Quindi paglia, dammi... Vabbè, tiriamo fuori un paio di balle. Perché tanto devo fare un po' di razione mista, la devo fare. Quindi pigliamo direttamente un paio di balle, buona. A posto. Devo aspettare solo il camion. Vabbè no, ma già questa è razione mista. Vabbè allora, se questa è già razione mista non aspetta nessuno. Lato di scarico sinistra. Togliamo sto barile da qua che è in mezzo ai cosini. Togliamo pure a questo. Intanto vedete che stiamo andando avanti anche col burro, come sempre. Come sempre continuiamo a fare burro che vale soldini. Colpo di scopa. Ok, ci abbiamo un po' di razione mista. Che è meglio di niente. Carichiamo. Andiamo quindi a vedere gli animali. Mo almeno mi sa che siamo ancora in rosso. Dobbiamo quindi probabilmente fare almeno un altro. Dobbiamo fare almeno un'altra razione mista. A voglia. Ancora il camion non è arrivato. Quindi andiamo direttamente a fare un altro carico. A posto. Vediamo un po'. Stiamo aspettando ancora il camion. Eccolo lì. Ma che è? Si è andato a schiantare? Che sta facendo?
Mi sa che gli faccio fare un altro viaggio che mi porta indietro il fieno, eh. Vai, scarica che abbiamo poco fieno. E che altro? Mi sa che devo andare a fare altro burro. Altro burro. Vai. Ok. Avanti, un'altra bella razione mista. La famo. Quindi abbiamo detto fieno. Ok. Razione mista. Penso che con due belle botte dovremmo passare un bel po' di giorni, mo. Scarica. Dovremmo, vabbè, penso che un'altra la possiamo fare. Gallina vorrebbe un po' di frumento. Vabbè, qui l'erba. Patate, patate, patate. Per il resto va tutto bene. Le patate possiamo fare la solita cosa. Per le patate andiamo qua, visita. Oh, visita. Purtroppo l'unica scocciatura delle patate è che devo toglierle manualmente, mannaggia. Ogni volta è una rottura che le devo togliere manualmente. Mi scoccia proprio. Mi scoccia proprio a dover toglierle. Ok. Come sempre, acqua e pulizia. Acqua. Oh, qui non ne vogliono. Questi non bevono. A posto. Tutto bello che è parcheggiato. Ok, fino a qua ci siamo. Allora, quando abbiamo qua? Dai, mo dovrebbe andare bene. A voglia. Dai che ci basta, mo. 50.000 ce li abbiamo a occhi chiusi. Ora possiamo passare un bel po' di giornate tranquille. Quindi pigliamo un altro bel carico di questo. Silo. A posto. Che qui abbiamo 170.000 di fieno. Che ci devo fare? Un po' di carburante già che ci siamo. Questa è la mia stazione di servizio privata in pratica. Ok, qui in teoria devo andare avanti con la vendita. Sì, 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 si può andare avanti con la vendita, vai. A posto. Bene, mandiamolo in farm che posso continuare a vendere quello che già ho da parte. Quindi silo, vai in silo. Che to cacchio vai. Chi sto ubriaco è sto camion, eh. A posto. Perfetto, dai, 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 dai. Magnifico. Quindi continuiamo a vendere. Ah, qui c'è cipollino con col fai. Ah, ma allora non era quello che ti bloccava. Sei proprio te incapace. È ben diverso il discorso. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, mo ci pensa Nick, mannaggia, ci penso io, ci penso io. Ah no, ma ce l'hai fatta, vabbè, uguale, però è meglio dargli una sistemata a sta strada, va. Meglio dargliela una sistemata, una bottarella, gliela diamo, no, diciamo così. Gliela diamo o non gliela diamo una botta? E gliela diamo una botta, no? Una bottarella non fa male, gliela diamo.
Avanti, a posto. E mo penso che dovrebbe essere più semplice salire per di là. Va bene. E fino a qua va tutto bene. Parcheggiamo sti mezzi. Li togliamo da qua. Facciamo il trenino. Facciamo una bella... Facciamo un bel trenino. Li togliamo di qua. Li devo lavare. Vabbè, ma... Li possiamo lavare qua sotto, mi pare. L'autista non può raggiungere il silo? Ok. Allora, una lavata a te, te l'ho data. Signorina, gradisce un po' di acqua? A posto. Yeah, lavati, lavati. E a te non ci arrivo, troppo lontano sei. Ah, forse ci arrivo lo stesso, dai. A posto, vai, boh. Facciamo riparazioni. A posto. A posto. Meglio di così. Il trenino è ok. Parcheggiamo. Allora, qui dobbiamo caricare insilato, che lo andiamo a vendere. Insilato, carica. Siamo qua. Ok. Quindi, insilato 4000. Poi abbiamo detto fieno, arriviamo a 12000. Oh, 12000 precisi. Guardate là sotto, raga. 12000 spaccati. Buona. Ok, questa è l'ultima razione mista. E per un gran bel pezzo gli animali qua e le mucche non mi devono rompere le scatoline. Direi. A posto. Direi che siamo a posto per un gran bel pezzo con le vacche. Ok, ma non c'è molto altro da fare, mi sa che concludo la registrazione, cioè c'è bene o male da vendere l'insilato, ma sapete che ci vuole un botto di tempo per venderlo, quindi comunque non... Ma che problemi hai che te vieni a schiantare qua? Io non lo sto a capire. Che cacchio è? Perché si deve schiantare qua? Si ubriaca? Non lo capisco sinceramente. Boh. Non lo so, non lo so perché si viene a schiantare qua. Comunque raga, quindi concludo la registrazione. Vi ripeto, quindi in descrizione trovate le mod che uso qui su questa serie. Trovate il link per comprare il gioco scontato in descrizione. In descrizione trovate anche il link del canale Twitch dove faccio le live tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 16 in poi. Raga, mi raccomando, commentate, scrivete, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo presto ragazzi, ciao alla prossima!